in questo numero: economia circolare da scarti agricoli, nuovi business. Dedem, dopo le fototessere il 3D per la quotazione in borsa. Dino, i 25 anni della Doc Bulgari. Petrolio, fluttuazioni legate a tensioni geopolitiche e timori per la crescita. A seguire 120 secondi di notizie. E per concludere la rubrica dell'economia verde, Prometeo. L'economia circolare in Italia è in crescita e vale 88 miliardi di euro. Un risveglio imprenditoriale fatto di grandi e piccole realtà che dovrebbe trovare un ulteriore impulso sotto la spinta delle politiche del Green New Deal, impostate dall'Europa e che il governo intende portare avanti. Alcune significative esperienze sono state protagoniste al forum dell'agroalimentare della Coldiretti a Cernobbio. Punto di partenza l'utilizzo di materiali naturali e degli scarti agricoli e alimentari, a cominciare da chi produce una birra realizzata con gli avanzi del pane e chi realizza mobili con le pale dei fichi d'India. Nuovi business consistono anche in cuscini ortopedici contenenti i noccioli di ciliegie e ancora fantasiosi agri gioielli. In provincia di Latina spicca l'idea dei fratelli Ferrari, coltivatori di kiwi, che hanno deciso di recuperare i frutti scartati dal mercato per farne un pregiato aceto all'insegna della sostenibilità ambientale. Da una tradizione che è una ricetta di nostro papà che faceva da sempre l'aceto, lo scarto del kiwi diventa materia di eccellenza, che è un aceto di kiwi barricato e affinato in vetro, e lo scarto dell'aceto ridiventa un biostimolante naturale vegetale che riversiamo per ora solo sul nostro campo. L'aceto vanta una proprietà scientifica dell'Università di Firenze. Fiori commestibili per squisiti e colorati piatti d'autore, ma quelli che vengono scartati sono usati per dar vita a inebrianti profumi per donne e a fragranze per ambienti. È un nuovo business di una giovane imprenditrice campana. Ho cominciato con i fiori eduli, ossia fiori da mangiare. Un giorno che avevo un'eccedenza di questi fiori, ne erano veramente tantissimi, più di 2000, e non sapevo cosa farne e quindi avrei dovuto raccoglierli e poi buttarli per non stressare le piante. E allora ho pensato a mia nonna, che da giovane, prima di sposarsi, lei raccoglieva semi e fiori per la cosmesi, e da qui è nato il mio profumatore per ambiente e il mio profumo donna. Un perfetto esempio di economia circolare, partendo dai rifiuti vegetali, garantisce la produzione di tinture per dare colorazioni originali, perfettamente ecosostenibili, a foulard, stole, maglioni e persino a scarpe, ma anche vernici per l'edilizia fatte con uova e latte scaduti. Dalla pianta del peperone, che è stata la prima esperienza, ha raccolto l'ultimo frutto, che di solito in questo periodo qua, ottobre, inizio di novembre, la pianta di solito viene ammendata nel campo, viene buttata, quindi trinciata, noi invece l'abbiamo recuperata e dalla foglia, dal fusto, riusciamo a ricavare questo giallo, che è un flavonoide molto, molto bello e molto solido. E poi mallo di noce, mallo di mandorla, foglie del carciofo. Quindi una gamma di 9 nuance, tutte ottenute dagli scarti dell'agricoltura. Il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, parla di un nuovo modello economico circolare, in grado di modernizzare e trasformare l'economia italiana ed europea. Grande ritorno dei giovani in agricoltura ha fatto riscoprire non solo quelle che sono le tradizioni e gli elementi distintivi del nostro saper fare agricoltura, ma soprattutto nel riutilizzare tutto ciò che era scarto e farlo diventare un'opportunità. Intanto in Italia, secondo quanto rileva un'indagine Coldiretti XE, una rinnovata coscienza ambientale abbraccia il 90% degli italiani, che si dichiara pronto a una svolta green, anche se uno su due crede nelle battaglie della giovane attivista svedese Greta Thunberg. Chi non si è mai seduto su un panchetto girevole di una macchinetta per le fototessera? Sicuramente milioni di italiani. Dietro quella classica cabina rossa c'è molta innovazione made in Italy. Dedem Group, sede ad Ariccia, 500 dipendenti su tutto il territorio nazionale, fatturato previsto nel 2019 80 milioni di euro. Dedem è un'azienda che è nata in Italia nel 1962, ha fotografato il volto degli italiani per più di 50 anni, poi ha deciso di iniziare un processo di diversificazione e di riorganizzazione.
Questo perché il gruppo ha deciso di espandersi e l'ha fatto attraverso l'acquisizione del primo competitor che c'era nel mondo fototessera nella zona del nord Italia, la Fotoplus SRL. Ha iniziato sempre nel 2012 a affacciarsi al mondo dell'amusement e del mondo leisure, quindi l'intrattenimento per i più piccoli, attraverso un'azienda di Reggio Emilia, un marchio storico, la Memo Park, che nasce dall'esperienza dei vecchi mastri giostrai che in quella zona avevano un'expertise eccezionale. Con la produzione dei Kid Ride, Dedem ha creato ad oggi 25 locali FEC, i Family Entertainment Center, nei principali centri commerciali e non solo. Per consolidare la sua posizione ha acquisito sempre quest'anno il principale competitor, la Epicenter Service, che è confluita nella Leisure Group Italia, permettendo di fatto di coprire quasi il 90% di tutti i centri commerciali italiani. Ultima sfida da affrontare per Dedem è il mondo 3D, o meglio l'additive manufacturing. Il mondo 3D che ha portato a inizio del 2019 a conoscere l'eccellenza della realtà della Celtec è venuta di conseguenza come storia di successo l'acquisizione della Prototech tramite la Trust Technology Service, l'altra società del gruppo Dedem. Innovazione e diversificazione, dunque, asset che sembrano scritti nel DNA di questa dinamica azienda italiana. La diversificazione che era stata avviata e la, diciamo, riorganizzazione ha permesso di salvare tutti i posti di lavoro. La stessa operazione Celtec e Prototech ha portato a bordo del gruppo Dedem S.p.A. 30 risorse d'eccellenza, e di fatto oggi il gruppo consta di più di 500 persone in tutto il territorio nazionale. Finito questo processo di riorganizzazione, sicuramente l'anno 2020 e 2021 saranno anni di consolidamento operativo, perché è intenzione del gruppo nei prossimi 3 anni, quindi nel medio-breve periodo, arrivare alla quotazione in borsa. Compie 25 anni la DOC Bolgheri. Partita con 7 soci, oggi questa denominazione, che ha espresso alcuni fra i più famosi super Tuscans, conta 56 aziende vitivinicole, ma la crescita più importante è stata quella della qualità che i vini di questo angolo di Toscana hanno raggiunto. Sono i nostri primi 25 anni di grandi investimenti, quelle che c'erano sono cresciute in termini di superficie e poi tante nuove aziende sono arrivate che hanno piantato vigneti, costruito cantine e costruite reti commerciali, diciamo una start-up. La nostra sfida sarà per i prossimi 25 di rimanere uniti, e tutti noi ogni giorno comunichiamo Bolgheri nel mondo. È una denominazione che si identifica sul Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc principalmente, per cui è ovvio che sempre più la nostra identità da Super Tuscan è Bolgheri. Un territorio che guarda avanti, quindi, fra aziende giovani e cantine icona. 25 anni sono una generazione, è stata la generazione che ha impostata un po' quello che sono i vini di questo territorio e che è riuscito a creare il successo, il primo successo di una zona che 30 anni fa nessuno conosceva nel mondo del vino e che oggi, devo dire, si è seriamente affermato come una delle grandi zone produttrici di grandi vini toscani. Stiamo entrando in una fase dove va consolidato tutto, la crescita oramai ci sarà sempre, però il territorio è quello che è, le aziende qualcuno si potrà ancora aggiungere, ma ora si tratta di consolidare e di rendere perenne questo successo acquisito, devo dire, molto velocemente nell'arco di questi ultimi 25 anni. E a lavorare per il territorio è anche il Museo Sensoriale Multimediale del Vino, nato da un'iniziativa privata. Fondamentalmente è un percorso storico che si snoda nelle varie
tappe da partire dagli Etruschi fino ai tempi moderni, raccontati da un grande professore come Attilio Scienza, e quindi minuziosamente dettagliate anche con l'ausilio di video, di musica, di allestimenti molto ben fatti, realizzati dallo scenografo Dante Ferretti. Quindi è veramente un complesso di fattori sensoriali e multimediali che danno un grande apporto al fruitore del museo, all'ospite del museo. Un brindisi doc, quello di Bolgheri, quindi, ai suoi primi 25 anni. Resta sotto osservazione il prezzo del petrolio, con il rischio di sali scendi dovuti alla situazione economica globale e alle tensioni geopolitiche, a cominciare dalle mosse militari turche ai confini della Siria. Dopo i massimi toccati a settembre nei giorni scorsi, le quotazioni di WTI e Brent hanno imboccato la strada del ribasso. Eppure una parte di analisti, dopo l'attacco agli impianti dell'Arabia Saudita, si aspettava una sorta di premio sul prezzo, ma così non è stato. Così come per ora non sembrano esserci ripercussioni dei disordini in Ecuador e dalla situazione in Venezuela. Situazioni, secondo alcuni esperti, controbilanciate dalla guerra commerciale tra USA e Cina. I colloqui tra i due giganti non hanno sortito gli effetti sperati, e questo avrebbe contribuito a far sì che vi siano stati investitori che hanno deciso di alleggerire le posizioni. Ma non c'è solo il filo delle tensioni geopolitiche e il tema dei dazi a tenere vigile il comportamento di chi tratta e investe in materie prime. A tenere desta l'attenzione degli operatori ci sarebbero anche i venti di crisi economica globale, con un rallentamento che potrebbe partire proprio dagli USA. Mentre allo stesso tempo la produzione americana di oil shale pin ascesa sarebbe in grado di provocare, secondo diversi osservatori, un eccesso di offerta, riversando l'effetto sul prezzo. Incremento del PIL pari al 13% nel prossimo decennio, pari a 228 miliardi di euro. È il contributo che l'innovazione, in particolare l'intelligenza artificiale, potrebbero portare all'economia italiana entro il 2030, secondo una stima dell'Istituto di Ricerca Economica McKinsey Global Institute. L'Italia è fra le grandi economie quella che presenta le maggiori disparità regionali in termini di ricchezza. Lo sottolinea il Fondo Monetario Internazionale. Fra la cima e il fondo della classifica del PIL pro capite, il valore della provincia di Trento è circa il doppio di quello della Sicilia. Solo il 39% delle medie imprese manifatturiere italiane investe direttamente all'estero. È quanto emerge da una elaborazione di Mediobanca. Dimensioni ridotte, scarsa capacità economica e valorizzazione del Made in Italy tra le principali cause. Aumenta del 20% in meno di una settimana il prezzo del tartufo bianco e schizza a 300 euro a letto al borsino del tartufo di Alba, punto di riferimento a livello nazionale, dove il 5 ottobre le prime quotazioni erano appena di 250 euro a letto. La depressione incide sull'economia. Il PIL infatti si riduce se aumentano i casi. A spiegarlo è Salvatore Varia, vicepresidente della Società Italiana di Psichiatria. In sostanza, più aumenta il benessere mentale di una popolazione, più aumenta il prodotto interno lordo. Imprese e green reporting, chiave strategica per uno sviluppo sostenibile. Creare una cultura della sostenibilità, l'impegno di Snaitech. Per il 68% delle imprese il cambiamento climatico è un tema strategicamente rilevante e il 92% rendiconta regolarmente le proprie emissioni di gas serra. Ma solo il 17% riporta un target di riduzione delle emissioni. La Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile ha analizzato le dichiarazioni non finanziarie di 130 aziende per fare il punto sul reporting dal punto di vista della green economy. Ne sono scaturite 6 raccomandazioni che intendono trasformare la rendicontazione delle aziende in uno strumento di orientamento strategico e di innovazione green. Prima raccomandazione, dare più spazio all'ambiente. Planet first. Seconda raccomandazione, mettere al centro la qualità ambientale del prodotto e del servizio e non solo del processo.
terza raccomandazione, mettere dei target e degli obiettivi da raggiungere e misurarli. Quarta raccomandazione, misurare la propria azienda in termini di economia circolare. Quinta raccomandazione, concentrarsi sul capitale naturale e sulla biodiversità, quasi sempre dimenticata dalle imprese. Ultima raccomandazione, ma forse la più importante, climate action. La riduzione delle emissioni di CO2 deve essere al centro del reporting e delle strategie. Le aziende in pratica stanno preparandosi a quello che è il futuro e questo tema di rendicontare quello che stanno facendo non soltanto sotto il profilo economico ma anche nel rispetto dell'ambiente, nelle prospettive sempre più ambientaliste è un dato molto molto confortante. Da parte nostra siamo stati tra i fautori di questo esempio cominciando già dal 2000 per esempio, quindi quasi 20 anni fa, a fare un documento chiamato Green Economy, allora si chiamava diversamente, ma insomma fondamentalmente sullo stesso concetto, cioè che cosa stavamo facendo per ridurre l'impatto sul sistema ambientale nazionale in termini di salvaguardia su un rifiuto pericoloso quale l'olio usato. Crescere la cultura della sostenibilità condividendo iniziative, intenti e soprattutto valori. Con questo obiettivo Snaitech, uno dei principali operatori di gioco in Italia, quest'anno per la prima volta ha dato vita alla Sustainability Week, che si è svolta dal 30 settembre al 4 ottobre. Un'intera settimana dedicata alla comunicazione, informazione e sensibilizzazione sul tema della responsabilità sociale. Un'attenzione rivolta a tutti e in particolar modo agli stakeholder interni, ovvero ai colleghi, uomini e donne che lavorano nel gruppo. È stata un'edizione di grande successo, nelle tre tappe che hanno coinvolto appunto i colleghi, prima a Milano, poi a Roma e a Porcari, abbiamo registrato una grande attenzione, una grande voglia di partecipare e soprattutto una grande curiosità perché molti dei colleghi non erano al corrente in dettaglio di tutte le attività e di tutte le iniziative svolte dall'azienda. I principali risultati sono illustrati nel bilancio 2018 che integra tutti e tre i pilastri della sostenibilità, economia, società e ambiente. In termini ambientali si registra una forte diminuzione dei consumi e l'impegno per il 2019 ad acquistare il 100% di energia elettrica rinnovabile. E non solo. Abbiamo lanciato da poco una campagna Plastic Free in azienda che segue un po' il mood globale di attenzione all'ambiente ma che comunque sensibilizza tutti i nostri colleghi. Quanto ai dipendenti è forte l'attenzione alla formazione. Quest'anno sono stati erogati, l'anno concluso sono state erogate 17.000 ore complessive di formazione che rappresentano un incremento rispetto all'anno precedente del 48% e rispetto al 2016 addirittura del 60%. Questo incremento di ore di formazione vuol dire che dal 2016 si è passati da 9 ore pro capite erogate per dipendente alle 21 dell'anno concluso. E i risultati positivi non possono di certo mancare sotto il profilo economico. Nel 2018, con un business responsabile e un fatturato di quasi 900 milioni di euro, Snaitech si conferma uno dei principali operatori di gioco in Italia.